L'obiettivo Melfi si avvicina a vista d'occhio. La settimana di lavoro e preparazione è più corta. Infatti si gioca sabato il 17° turno del campionato di seconda divisione, ultimo del girone d'andata. Al Servapiana dunque arrivano i lucani, che in classifica hanno due lunghezze in più proprio sui lupi. Inutile dire che la vittoria sarebbe importante non solo in chiave classifica, ma anche dal punto di vista del morale, che è già alto, ma potrebbe arrivare la spinta decisiva anche per lavorare al meglio durante la sosta. Sassavullo sta vagliando la formazione da mandare in campo. I dubbi sono se confermare il 4-4-1-1 versione trasferta oppure il 4-3-1-2 casalingo. Il messicano deve fare i conti con le certezze. Konate è squalificato, Lasheb è indisponibile e dunque il reparto avanzato ad avere problemi. Il resto del gruppo è tutto abile e arruolabile, anche Dall'Occo è recuperato totalmente e tocca proprio al mister decidere se mandarlo in campo o meno. I dubbi, come detto, riguardano il reparto avanzato. Vullo deve decidere se puntare su Di Vicino e Bussi, Morante sembra definitivamente in stand-by, con un centrocampo più corposo, oppure lanciare Di Bartolomeo, Juniores, le vesti di punta, sempre con Di Vicino e Bussi. Anche perché ad oggi il reparto da non toccare è senza dubbio la difesa. Menzione speciale per Rino Giuliano, che dopo aver risolto i problemi con la società ha dimostrato tutto il suo valore. L'estremo difensore è in grande spolvero e senza dubbio si sta comportando anche meglio della scorsa stagione. Difesa con Minadeo e Marino, Pascucci sulla sinistra e Candrina o Petrassi sulla destra. Maglie sicure anche per Esposito e Rice a centrocampo. Intanto il direttore sportivo Michele Ciccone continua a lavorare dietro le quinte. Le attenzioni del DS sono rivolte naturalmente al mercato di gennaio, nel momento in cui riapriranno le liste. Occhio su un attaccante di spessore, la classica prima punta in grado di realizzare una decina di reti. Nell'orbita campo basso anche 2-3 under per infoltire il pacchetto e dare a Vullo più possibilità di scelta. Il direttore smentisce la notizia dell'acquisto dell'under Giannuzzi, notizia apparsa sul web ieri, almeno per quel che concerne la prima squadra. Capitolo società, come detto nei giorni scorsi, il valore della gara di domenica è di assoluto rilievo, senza dubbio la partita più importante sino ad ora, e in tal direzione la società ha ridotto il prezzo dei biglietti per favorire l'ingresso allo stadio di un maggior numero di tifosi. Contro i lucani il tagliando d'ingresso in curva nord costerà 7 euro, 15 euro invece il prezzo della tribuna laterale.